Ciao a tutti e bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi un video super speciale, sono un po' agitata, nervosa, in ansia. Come avete letto dal titolo e come vedrete dall'immagine di copertina, oggi mi taglierò i miei capelli. È da tipo 3 notti che sogno di tagliarmi i capelli, cioè letteralmente perché in realtà ci sto pensando da 3 mesi più o meno. E credo che oggi sia il grande giorno, credo di essermi convinta, anche se so che comunque mi mancheranno i miei capelli lunghi, ma ho deciso di tagliarmeli per un po' di motivi. Principalmente perché vabbè, ho voglia di cambiare, io ho i capelli lunghi così da 6 anni più o meno. L'ultima volta che mi sono tagliati corti era al 2014-2015, me li ero tagliati qui forse. Poi me ne sono pentite, quindi li ho lasciati crescere lunghi lunghissimi. Un anno fa, da che ce li avevo lunghi fino alle anche, fino al sedere, me li sono tagliati più o meno dove ce li ho ora. Da quella volta lì non me li sono più fatti crescere lunghi lunghi come ce li avevo fino appunto un anno fa, perché non mi ci vedo più con i capelli così lunghi. Mi sembra di avere una coperta di capelli in testa, anche vista da dietro non mi piacevo più. Mentre con questa lunghezza qui mi sono trovata bene in quest'ultimo anno. Ho fatto qualche taglietto ovviamente per mantenere le punte sane, belle e piene, però non ho mai stravolto niente, a parte le ciocchette qui colorate, sapete, insomma. Sto facendo questa intro perché so che questo video comunque verrà visto anche da persone che non mi seguono, che non vedono i miei video, perché questi video fanno solitamente tante views perché la gente è curiosa di vedere i cambiamenti. Quindi buongiorno ragazzi e ragazze che solitamente non mi seguite e non sapete chi io sia. Il mio obiettivo è quello di farmeli super mega corti, vorrei arrivare più o meno a questa altezza. Io studio in un'accademia per acconciatori, quindi faccio questo lavoro. Me li sarei fatti tagliare ovviamente o nel salone dove lavoro, faccio stage, oppure a scuola in accademia dei miei compagni, ma so che questi video vi piacciono un sacco, quindi ho detto me li taglio da sola su YouTube e poi me li faccio aggiustare o dal mio ragazzo che è nella mia stessa classe, oppure me li faccio aggiustare in salone. Me li taglierò un pochino più lunghi del dovuto in modo poi da poterli accorciare e non ritrovarmi con un caschettino al lobo dell'orecchio. Poi altri motivi per cui ho deciso di tagliarmi i capelli sono che adesso sta arrivando l'inverno e chi ha i capelli lunghi penso potrà capirmi, sono super scomodi con l'inverno perché si incastrano nelle giacche, nelle sciarpe, nelle cerniere, quindi voglio essere libera da queste cose. Sarà uno shock per voi perché in realtà non mi avete mai vista con i capelli corti, perché nel 2015 non ero sui social ovviamente, quindi sarà un bello shock sia per voi e soprattutto per me. Quindi ho già fatto un'intro troppo lunga, secondo me adesso ci trasferiamo in bagno. Questo pezzo è solo un autoconvincimento personale. Vittoria, sono solo capelli, cioè alla fine ricrescono. Non faccio mai pazzie nella mia vita perché sono una persona molto noiosa. No, scherzo, però non faccio mai pazzie, non ho piercing, non ho tatuaggi, non ho niente, non faccio niente sui capelli, non ce li ho decolorati, non ho fatto colorazione. Questa è l'unica cosa che ho fatto. Non facciamo niente di quindi ci sta a cambiare ogni tanto, giusto, 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 giusto. Ricrescono, non succede nulla. Se non ti piace, ricresceranno. Sarà stata un'esperienza della tua vita formativa. Allora, so che qui la luce non è delle migliori, però è una tradizione. Tutti i video in cui mi sono tagliati i capelli qui sul canale li ho fatti in questo bagno, quindi ho detto devo fare qui anche questo. Mi farò 4 divisioni, penso, e me le fermo con degli elasticini. Nulla, preghiamo tutti assieme. Elastica. Vabbè, iniziamo a tenerci lunghe perché io ho paura poi di ritrovarmi col caschetto di, come si chiama? Il cattivo di Shrek. Lord Farquaad, come si chiama quello? Io anche questo me le divido però in due perché sono tantissimi capelli. Mi serve una mano. Ma devi venire ad aiutarmi però a mettere gli elastici. No, No, veramente. ti metto dentro che ti si vede. Così sei tipo la mamma di Tom e Jerry, sì, cioè la padrona di Tom e Jerry che si Sì. vedono solo le Esatto. Guarda che ti tagliamo subito io i capelli quando eri gambe. piccola. Lo so. Questi qua sono uguali. Sì, sono uguali. Ok, fatta questa opera d'arte. Me li sono fatti legare da mia mamma in modo che dietro fossero tutti alla stessa altezza, perché sennò casino se lo faccio io. Forbici. Sincera, mi viene da vomitare. Davvero. Vado. Mi viene da vomitare. Ok. Me lo devo fare così perché sennò non vedo niente. Vado. Oddio santo. Io qui non vedo niente, come faccio? Aspetta che spostiamo questo. Qui una faccia molto. Ogni pezzo è un colpo al corazon. Mi tremano le mani. Molto bene. Ok, facciamo questo. Io non vedo niente, taglierò un po' a sentimento.
così morbidi. Facciamo questo qua davanti. Speriamo di averli fatti uguali. Oh, non togliamoci questo per sbaglio, che ci manca solo. Io diseredato dall'albo dei parrucchieri dopo questa roba. Che vomito. Amici della corte. Li ho fatti tutti? Sì. Questi sono i capelli. Vediamo il risultato finale. Mamma, come sono morbidi. Sono storti molto bene, ma già ero preparata a questa cosa psicologicamente. Se foste qua vedreste l'incapacità delle mie mani a svolgere azioni normali perché mi stanno tremando troppo. Riesco anche a togliermi l'elastico. Cioè, so che per molti saranno solo capelli, non è niente, quante scene stai facendo, ma chi li ha sempre avuti lunghissimi forse può capirmi. Ora ascoltate bene che vi faccio sentire la reazione di mia mamma perché non vuole essere registrata né nulla, quindi ve la faccio sentire a distanza. Ah no, prima controlliamo dietro come sono, uno schifo. Pensavo peggio. Stranissimo. Ma? Ora tagliamo solo la tua reazione a voce. Bella! Veramente piena? Ma non sono neanche troppo storti, pensavo peggio. No, cioè, che spessore, bellissimo. Vabbè. Ti piace? Molto. No, vabbè, adesso così no. Sembro un gallo, sembro più adulta. Sembro una persona che ha in mano la sua vita. Allora, già che mia mamma abbia detto bella è una vittoria non indifferente perché lei mi ha sempre detto non tagliarli, non fare niente, sei bella lunga, eccetera, eccetera. Nulla, adesso mi faccio la piega, me la faccio mossa così non si vedono gradini, problemi vari e poi la prossima volta che me li taglio, magari me li faccio lisci per vedere come sto. Mi faccio la piega, vi faccio vedere il risultato finale, intanto mando video e foto al mio ragazzo, amiche, amici che saranno curiosi di vedere. E niente. Ta-da! In realtà è passata tipo un'ora e mezza perché mi sono persa via, ho mandato foto, video ad amici, parenti di qua, di su, di giù e mi sono dimenticata di filmare la fine del video, ho anche mangiato nel frattempo, ho pranzato. Questi sono i capelli finali, mi sono fatta una piega molto blanda perché ero troppo in ansia, non c'avevo voglia di star lì a farmeli mossi per bene, quindi me li sono fatti molto, molto così naturali. E niente, nei prossimi giorni vedrò di imparare a gestirli bene. Questi qua li coprirò. Anzi, consigliatemi perché sono un po' indecisa. Secondo voi questi li devo coprire o li lascio usi? Fatemi sapere nei commenti. E niente, questo è quanto. Ah, in realtà a fine video pensavo di mettervi anche la reazione della Giulia e di Riccardo che sanno che ho tagliato i capelli ma non mi hanno ancora vista, quindi ve la metterò subito qui. Io vi mando un bacione immensissimo e ci vediamo al prossimo video. C'è il fiatone perché ho salito le scale. Sono arrivata dalla Giulia, vediamo cosa dirà di questo cambio look. Io comunque morta dopo tre rampe di scale. Dillo qualche volta che mi vuoi solo ricopiare. Che spreco di parole. Vì, belli. Ti piaceranno per 2 giorni e poi ti attentirai. Dai, ma perché devi essere così cattiva? Faccio vedere anche i gatti che noi abbiamo fatti vedere su YouTube. Gatti! Ciao! Ciao! Ma come siamo felici di vedermi! Quindi? Ti fanno schifo? No, belli. Ti fanno schifo? No, belli. Una reazione veramente deludente. Credo che si sarebbe stato più bello. I miei capelli! Ah, pensavo ce ne avessi dietro. Ma veramente te li sei fatti così? Mazza. No, non l'ho visto. Mazza, sei fuori tu. Perché? Ma che cazzo? No, ma ma sono dritti. No, ma sono belli. Però, cavolo, avevi quella folta chioma. Così è una folta chioma corta. Folta chioma che non ci ha creduto molto. No, però stai bene. È strano. Cioè, nel senso, non ho mai visto quei capelli corti. No. Ok.
Cioè, neanche io mai visto con i capelli lunghi. Mai così corti. Grazie. Però stai bene. Ma gli... Tagliati io. No, i colori poi? No, 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 no. Ho provato. 8.5. Ah, ok. Hai il frullo? 8 più, ma...